Sicuramente, almeno questo è il mio sentire, al di là di ragionamenti più logici e più culturali e più professionali, rappresenta quello che un autore, diciamo il poeta, fra virgolette, è capace di intuire anche su terreni e diciamo acquisizioni scientifiche che non gli appartengono per formazione professionale. Questo vale per gli artisti, per i poeti, per gli scrittori e così via. E questa, diciamo, dal punto di vista tecnico-scientifico è un'abilità della mente. Gli inglesi la chiamano hypersight, cioè di guardare oltre le apparenze, quindi poi in buona sostanza di intuire e dare forma a queste intuizioni. Avevo seguito, come tutti, con apprensione il terremoto e lo tsunami che l'11 marzo 2011 devastò la regione di Tohoku, nel Giappone settentrionale. Come molti, sono rimasto incollato al computer per ore per sapere come la natura stava giocando con la vita e la morte di uno dei paesi più industrializzati del mondo, con conseguenze d'allerta tsunami da far temere grandi aree terrestri. Il terrore che la centrale nucleare di Fukushima ha diffuso difficilmente può essere paragonato ai terrori politici, poiché Fukushima avrebbe potuto consegnare alla morte per radioattività intere zone e persone. E cosa più importante, il mare, con il suo ciclo biologico. Il romanzo ha capitoli brevissimi ed è una cosa che a me piace molto perché la lettura è molto scorrevole, è molto sequenziale. Ci sono diversi stili narrativi intrecciati, poi avrete modo, leggendo ovviamente il romanzo, che comunque non è lunghissimo, quindi un romanzo breve che dà la possibilità veramente di entrare nella dimensione di questo personaggio, di questo ragazzo, che tra l'altro esprime dei sentimenti anche contrastanti verso i genitori. Addirittura arriva ad un certo punto a preoccuparsi perché non sente più il rumore della madre che gli mette fuori dalla porta la colazione. Quindi lui sa che c'è la presenza, ha bisogno di sapere che c'è qualcuno e di avere il contatto, ma allo stesso modo e allo stesso tempo ha una negazione del rapporto con la madre e con il padre. E questa, diciamo, questa contrapposizione, questo suo sentimento in opposizione si protrae un po' in tutta la narrazione. I romanzi. Perché è un libro che affronta questa tematica, questa realtà? Bella domanda. Non so bene se riesco a rispondere o se posso rispondere. La prima volta che ho incontrato la figura dell'Hikikomori, mi ha immediatamente colpito, perché questa forma di reclusione, però l'ho vista immediatamente anche in dei termini teatrali, cioè, per cui la reclusione mi facilitava in un discorso che poteva essere monologante. E allora ho approfondito il tema degli Hikikomori, scoprendo poi invece tutta la realtà, come dire, umana, sociale, psicologica degli Hikikomori. Il progetto l'avevo accantonato per un periodo di tempo, e anche se avevo iniziato a scrivere qualche cosa.